Voltiamo pagina, mobilitazione oggi a Milano davanti alla sede RAI di Corso Sempione. La Lega Nord protesta contro l'ennesima prova di accentramento per quanto riguarda le produzioni della televisione di Stato a Roma. Sentiamo una parte dell'intervento della conferenza stampa di Corso Sempione con Matteo Salvini. Allora, il senso della presenza è che la preoccupazione non solo della Lega, ma di Milano e dei lavoratori è che questo palazzo non esista più e venga svuotato, nel senso che anche in questo caso stanno portando tutto a Roma e stanno mangiando tutto a Roma. Quindi è una RAI sempre più romana e sempre meno lombarda, piemontese, veneta, trentina, quindi il solo fatto che la testa pensante di RAI Expo sia a Roma, e il direttore generale mi ha scritto dicendo che a Milano comunque di non preoccuparsi perché ci sarà una sede distaccata. Noi delle sedi distaccate ci siamo rotti i coglioni, perché l'Expo è a Milano, semmai a Roma distacchiamo qualcosa, però Rai 5 l'hanno portata a Roma, Rai Sport 2 l'hanno portata a Roma, diversi programmi televisivi li hanno portati a Roma con delle spese enormi. Lo stesso direttore del centro di produzione Rai di Milano viene da Roma e dorme in albergo per venire a lavorare da Roma a Milano. Non siamo una colonia, non siamo dei sottosviluppati, non siamo tutti dei potenziali disoccupati, quindi o la RAI torna a investire e a spendere su Milano, altrimenti per quanto ci riguarda la prima battaglia che faremo ovunque, dall'ultimo paese in cima al lago, passando per Roma, per Bruxelles, è di cancellare quella porcheria che è il canone RAI. Perché la televisione di Stato italiana è uno schifo, è una vergogna europea e mondiale. Non mi dilungo oltre, oggi siamo qua per salvare i posti di lavoro, perché più sposti a Roma, più licenzi a Milano. Però ormai non ci crediamo più, ormai penso che la RAI sia il peggior simbolo dello spreco e della presa in giro del non servizio pubblico che ci sia in Italia, e quindi mi risulta che in settimana il direttore generale sarà a Milano, verrà accolto come si accoglie una potenza straniera che viene a colonizzare la casa di qualcun altro. E quindi, con tutto il rispetto, Milano, non la Lega, ma Milano, i lavoratori di Milano si sono rotti i coglioni di essere presi in giro da Roma e di avere l'elemosina una volta ogni tanto. Quindi, per quanto ci riguarda, o ci danno i soldi oppure questo palazzo lo smontiamo pezzetto per pezzetto. Ho detto tutto nella maniera più educata, sobria e colonizzata possibile.